Allora, Laura, ti devo informare che siamo già in registrazione in questo momento. Per quelli che ci stanno guardando, oggi è venuto a Genova a trovarci l'amico Giorgio Smoiler, con cui parleremo del suo libro. Fai vedere il libro, Laura? Alla valletta Eccola! oggi. E oggi praticamente diciamo che questa chiacchierata, mezza intervista, mezza parole in libertà, quello che Esatto. volete, è tutta opera di Laura, quindi Come tutte opere. Giorgio è venuto e lo ringraziamo tantissimo Sì. a trovarci a Genova con il suo ultimo libro e ne approfitteremo per parlare un po' del suo libro, ma anche magari Sì, anche di altro, assolutamente. visto che Tipo, ci ha portato anche abbiamo anche dell'altra questo. roba. Abbiamo tante, in realtà abbiamo tante cose da cui parlare. Allora, vabbè, Giorgio, io inizierei a parlare di Avventure della Notte, perché adesso dicevi che è in prevendita. Quindi quando esce e se ci fai un po' una presentazione veloce, giusto per incuriosire chi adesso ci ascolterà. Allora, I Ventuglieri della Notte, che è un progetto che è durato circa 2 anni a scriverlo, 2 anni. è già partito in primavera con il prequel, la prima avventura di questo gruppo di donne e cavalieri, che è uscita in Lost Tales numero 4. Il prequel, oltre a fare una mia versione molto personale sulla leggenda del Graal, serviva a saldare questi personaggi di diverse nazionalità e di diverse origini in un gruppo, in un sodalizio, che adesso, dopo lasciata la Terra Santa, partiti poveri tornano in miseria. Perché tutte le peampe della crociata, sia cristiane che terrene, sono andate a girare le terre disperse. Arriva a Venezia e a Venezia decide, d'ora in poi, causa, ma solo per moneta sonante. Giustamente. E infatti, in ogni racconto, i personaggi all'inizio non hanno un soldo bucato. E non sanno come mangiare la sera e si trovano un incontro, un ingaggio, un colpo di fortuna per cui li proietta in un'avventura spesso pazzesca. E in questo già direi che gli scenari dei giochi di ruolo Assolutamente, classici. assolutamente. Infatti è il preambolo di qualsiasi. Ora, io pur lavorando molto di fantasia, mi sono proposto di fare una cosa. Personaggi che siano credibili, più della media di quelli che capita nel racconto fantastico. Diciamo una cosa: l'epopea cavalleresca parte con le leggende di Artù e così. Che caratteristiche hanno? Che il protagonista non ha mai bisogno di soldi. Lui è uno che gira, non si capisce come, trova sempre un castello, una castellana che gli apre le porte. No. I nostri, come i veri cavalieri erranti, sono dei cadetti, dei bastardi, degli avventurieri. Non hanno soldi finché non li guadagnano. Li possono guadagnare solo con la spada. Quindi la loro morale è anche dubbia, nel senso che loro sono cavalieri, si considerano cavalieri e quindi hanno un loro codice. Però ci devono venire a patti. I personaggi chiave sono la protagonista e spesso narratrice Gemma di Altopascio, che non è una dama, non è una principessa, non è una maga, ma è una ricamatrice che a un certo punto si stufa di stare al Bello. telaio, vede un bel cavaliere e lo segue in Terra Santa. Va a usare e dice che non si pentì mai di quella scelta. A vendere Beck, l'amante di Gemma, che è un cavaliere senza denari venuto da Brabante in Italia ed è uno spregiudicatissimo predone e mercenario, però con un suo vilito senso del loro onore. È fedelissimo agli amici e
e per la sua dama, per esempio, lui affronta chiunque, anche il diavolo. Quindi personaggi belli caratterizzati, esatto, oltretutto, belli definiti, esatto, mi sembra di capire. Sì. Poi c'è Ranuccio di Mangona. Ranuccio è nobile, è figlio del conte di Mangona, ma dal lato materno è di puttana. Ovviamente. Vabbè. E no, quindi, abbiamo parlato di bastardi prima, sì, effettivamente. E quindi, come bastardo, non ha un soldo e si guadagna la vita con la spada, pur satteggiandosi a conte quando capita, ed è il più spregiudicato del gruppo. Veramente, nell'amore nella cavalleria, il giovane tedesco Wolfram von Eschenbach, che un giorno scriverà al Parsifal. Ah. Sì, che è un personaggio storico, che tra l'altro è un personaggio storico realmente esistito. E quegli sì, altri portano la pazienza che si deve ai passi o ai sì, poeti. Sì. Ed è, cioè, che tra l'altro è interessante perché ovviamente è l'unico personaggio storico realmente esistito del gruppo. Esatto, infatti è l'unico personaggio storico. Però ci sono gravi. Nel primo di questo racconto incontrano Shylock, l'ebreo di Venezia. Nel secondo racconto incontrano Romeo e Giulietta. Ah, logicamente, però, un pochettino, un po', più... un po' cambiati. Tanto è vero che alla fine lo diranno, spargeremo la voce che vi siete suicidati. Così i vostri parenti vi lasceranno in pace. Quindi la storia, io prima stavo sfogliando il libro e poi c'è nella postfazione di Graham Rasta Campiano e poi leggevo Romeo e Giulietta e mi chiedevo cosa c'entra, perché io non l'ho ancora letto, però leggendo c'era tipo la nota tipo Romeo e Giulietta, mi chiedevo cosa c'entrasse Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta e i lupi esatto. infatti poi ero curiosa, ero una domanda, cosa c'entrano Romeo e Giulietta in questo romanzo. Insomma, vi siete mai chiesti se Giulietta che tu hai capito? Non no, in effetti no, una cosa che non avevo no, mai non pensato. Non avevo mai pensato. In effetti. Però diciamo che invece su Shylock il fatto della lingua di carne qualche pensiero può venire, ecco. Qualche dubbio. Senza fare spoiler, però. Qualche non dubbio. Diamo spoiler. Qualche pensierino te lo fa venire. Però parlando di Romeo e Giulietta, comunque di Gemma e Elaine, che sono personaggi, comunque si parla anche d'amore, no? In questo romanzo. Qual è il peso dell'amore cortese, comunque, in questo romanzo? Perché abbiamo fatto Romeo e Giulietta, cioè, da come dicevi anche... Sono diversi amori, in realtà. C'è l'amore complice di Gemma e Aren, che sono su un piano di perfetta parità. Lui è devotissimo a lei. Lei ne vede tutti i difetti, ma lo ama lo stesso. Si sostengono sempre a vicenda. C'è l'amore idealizzato di Giulietta e Romeo, dove però è Giulietta veramente attiva, mentre Romeo non capisce mai niente. Non è, si può dire che gli uomini a questo punto non stanno uscendo proprio vincitori. E c'è, nel terzo racconto, la parodia dell'amore cortese, perché c'è il nobile che per guadagnare la donna, che è moglie di un borghese più mercante, le fa la corte e lei per liberarsene gli dice: chiede un'impresa impossibile. Costruire, trovare un mago che faccia apparire in pieno inverno un giardino di maggio. E il nobile... Infatti il giardino di inverno. Esatto. E il nobile, che è ricco, assume questi quattro sbandati che hanno già una certa reputazione, e perché vadano in cerca di un negromante che sarà Cringisol, ben noto dal Parsifal, sia nella versione di Wolfram che quella di Wagner. Io ho notato una cosa anche, che nel libro, oltre che quei racconti, c'è anche la postfazione di Andras Trancampiano, sì, quello che dicevo prima, che parla della legge d'amore.
legge d'amore, che quella è proprio cavalleria allo stato bravo, diciamo così, di proprio. Come, viene come la traduci, quindi? Perché abbiamo detto che quei personaggi proprio non è che sono l'epitome della cavalleria. Allora, il discorso della legge d'amore, che è veramente importante poi, nasce però a un certo punto, quando c'è l'incontro con Romeo e Giulietta, e questi inizialmente capiscono che questi non sono in grado di pagare, perché Romeo è stato diseredato. Che ne facciamo? Rivendiamo alle loro famiglie. E Wolfram von Eschenbach, il poeta, dice: no, dobbiamo portarli in salvo, che si possano sposare, perché così vuole la legge d'amore. E invece l'altro più pratico gli dice: ma ragazzi, vi rendete conto che in questo momento c'è la pace e noi siamo disoccupati e facciamo la fame, ma qui se vi viene, se noi facciamo sposare, viene fuori una guerra fra famiglie e fra fazioni che dà lavoro a tutti. E così, per motivi diversi, idealistico uno, pratico l'altro, lo sosterranno. Ma effettivamente c'è anche a un certo punto, effettivamente ci sono altri eccetera, c'è anche un amore assolutamente impossibile fra Ranuccio, fra cinico Ranuccio e la bella Alcera Magiara ungherese Esti, che però poi la cosa torna, cioè fra, soprattutto fra Gemma e Aren si forma un sodalizio molto forte che arriverà a una soluzione nel terzo racconto, che io non anticipo, che non è però quella convenzionale, okay. Non ci sono la musica e poi i fiori d'arancio. Perché in effetti, nel senso, quello che dicevi anche prima, cioè questi sono personaggi che non durano solo per questo romanzo, che ritorneranno e che fanno, infatti, parte di un ciclo di libri. La seconda parte è ultima, perché non credo delle saghe infinite, ma la seconda e ultima parte della saga uscirà e fra qualche mese, non so ancora la data. Sarà interamente ambientata sulle Dolomiti e sfrutterà le leggende alpine, quindi le anguane, le ondine, gli uomini selvatici, tutto il patrimonio di folklore che è sulle Alpi, e si baserà sulla guana, cioè una essere soprannaturale delle acque, e porta per un cavaliere umano di Treviso. E amore che, secondo la regola di tutti i racconti medievali, l'amore fra una creatura soprannaturale e un umano non ha mai un semplice uovo di lieto fine. No. Contrariamente alla Serenetta di Walt Disney. Togliete la di mezzo, tant'è vero che in realtà nella versione originale della ballata medievale, che è l'origine del racconto di Andersen, il principe tradisce la sirena e la sirena uccide. Mi fai venire in mente che c'è una storia simile in ambito veneziano, se non sbaglio, di un nobile veneziano e di una sirena di un lago, praticamente. Sì. No, adesso non mi ricordo precisamente la storia come andasse a finire, ma c'è questa cosa, diciamo, questo tratto, diciamo, della creatura che viene dalle acque, del mare o del lago, che comunque è rappresentante di un altro mondo, come Morgana. E infatti è uno schema medievale che ricorre in diverse leggende di diversi paesi. In Francia è popolarissima la leggenda di Melusina, sì, che è la donna metà serpente, esatto.
È interessante che in questi casi è sempre umano a tradire. Sì. La donna soprannaturale si vendica in caso, ma è sempre umano a tradire. La colpa è sempre sì, dell'umano. No, ma mi viene in mente, per esempio, anche nel film Excalibur. Sì. Excalibur sorge dalle acque, che lo viene portata dall'altro mondo che è sotto la superficie delle acque, praticamente viene portata al di fuori proprio della, del lago. Quello lì è proprio un tratto caratteristico che a me interessa parecchio, anche poi vedere come, lo, come si sviluppa nel folklore, oltretutto. Folklore che avete ascoltato anche nell'altro libro che ci siamo portati, che è quello proprio delle terre leggendarie. Che tra l'altro è interessante perché sia questo volume comunque ambientato in Italia e quindi e si trae, appunto, dicevi, dalle tradizioni italiane, dalla folklore italiana, e poi qua abbiamo un libro che si concentra proprio su il folklore italiano. È interessantissimo vedere come lì, torniamo in Italia, perché di solito spesso e volentieri il fantasy non è in Italia, non sì. È diventato in Italia, vero? Cioè, comunque adesso forse un po' di più. Io ho cercato di seguire molto il folklore centro italiano con qualche crossing, per esempio queste creature che vi chiederete cos'è e io non ve anticipo, però vengono dall'Ungheria. Sì. Però la maggior parte delle leggende sono italiane. Terre leggendarie è stato un progetto che si è sviluppato parallelamente a questo, l'ha preceduto di alcuni mesi, è stato fatto con Watson, mentre questo è con lettere elettriche, e è un'antologia di racconti tutti ispirati al folklore italiano, però rispetto ad altri hanno una data ben precisa. Si svolgono tutte fra 1310 e 1312. Perché? Perché c'è un personaggio viaggiatore che gira l'Italia e a volte è protagonista, a volte raccoglie e racconta tutte queste storie. Questo personaggio è un cavaliere templare ed è un cavaliere templare alla macchia, perché c'è stato l'arresto dei templari da parte di Filippo il Bello e quindi lui, che non solo un templare ma anche un alchimista, è inseguito dall'Inquisizione, inseguito dagli agenti del re di Francia, e a sua volta accompagna il nuovo imperatore Enrico VII, l'altro amico di Dante Alighieri, nella speranza che lui, con un atto di giustizia, gli abbia interpretato. E quindi è quello che dicevi, che ogni capitolo è da lungo alla Garfagnana, è lui che viaggia tra, perché spieghiamo anche a chi ci ascolta che parlavamo prima di questo volume, no? Che ogni capitolo è ambientato in una regione diversa dell'Italia, come appunto una creatura del folklore, però è un viaggio tra l'Italia, quindi all'inizio un incipit di capitolo è un viaggio da una regione diversa all'altra. Esatto. E riguardo a ciò che dicevi prima, aspetta, canzone degli abissi, si vede? Si sentirà ecco pisciare le orecchie adesso, sì, perché l'abbiamo nominato un sacco di volte. Si vede? Parla proprio degli amori tra gli umani e le sirene, pericolosissimi. Perché le sirene dello stretto di Messina non sono la sirenetta di Disney. No. Ma lì sulla sirena ci sarebbe poi da ragionare proprio sull'evoluzione, anche che ho avuto la descrizione del personaggio della sirena, perché le prime sirene erano più arpie che uomo. Erano donne uccello. Esatto, erano donne uccello, quindi più simili alle arpie che poi alla donna pesce, che poi è venuta poi solo successivamente. Sì, la donna pesce è come iconografia, nasce in Europa in realtà, ed è una delle iconografie, icone preferite dell'arte romanica.
dove la donna ha la coda e spesso ha due code di pesce. Due. Sì, vero, vero, mi ricordo che in molte raffigurazioni c'hai la coda bifida. Sì, sì, ho capito, è vero, vero, vero. So che non mi è venuto molto in mente. Va detto che nel folklore italiano particolarmente, che è molto impregnato ancora di cultura classica, per cui ricorrono temi, fauni, sirene, eccetera, che sono quasi comparsi ormai nelle terre del nord, eccetera, una caratteristica di queste creature è che sono emarginate dal cristianesimo e non possono ascoltare il suono delle campane, non possono assistere a una messa, perché sono proprio respinte. E quindi in un'Italia che era in realtà molto urbanizzata, era la nazione più progredita d'Europa, tutte le invenzioni, tutti i miglioramenti tecnici avvengono in Italia. L'Italia importa la seta, importa le spezie, così Genova in particolare, lo sapete benissimo. E il soprannaturale è spinto ai margini. Si trova nelle montagne, nei laghi, nei luoghi deserti, e così. È un soprannaturale residuale, tranne quello dei santi, dei diavoli, che è un altro discorso. Lì, per esempio, allora ci sarebbe da fare, secondo me, dei parallelismi, per esempio, sul fatto che se questo fantastico locale diventa rurale in Italia, allora un urban fantasy italiano è già più difficile rispetto che ad altri. È più difficile, perché praticamente la fantasia e l'urban fantasy, le leggende cittadine, sono quasi sempre dettate o manipolate dalla Chiesa e quindi viste secondo l'etica cristiana, secondo un contratto fra santo e diavolo e così. Però a Davide... Ah, sì, infatti, scusa se ti interrompo, perché mi hai fatto venire in lampo che, per esempio, in molte storie medievali le trattative, i mercanteggiamenti diavolo-umano sono tutti cittadini. Questi mercanteggiamenti nelle storie fantastiche ambientate appunto in contesti montani, rurali, veramente, quelli lì sono già più rari. Già più rari. E in realtà proprio spinti a immagini, perché non lasciamo presto la struttura feudale. Queste leggende sono legate ai feudi, alle case. Molte delle case europee addirittura si vantavano di avere dice una sirena, una melusina, eccetera, una donna cigno e così. Ma noi no, ormai le case erano sottomesse ai comuni. Poi nel 500 emergerà una nuova aristocrazia, ma in pratica i comuni, insomma, c'è il mago del re, ma noi non abbiamo il re. Non puoi fare il mago del podestà. Il mago comunale. Il mago del re, il mago di sua maestà, titolo anche di un libro di Stashev, è già un'altra cosa. Il mago del podestà è l'impiegato del catasto. Esatto. Quindi è brutto. E infatti, se vuoi in un ambito urbano medievale italiano fare un mago, la cosa migliore è prendere un chierico. Praticamente la magia in effetti si trova più, ci sono più di vescovi e di due dei papi che sono stati sospettati di essere stregoni. Anche perché la cultura ci aveva loro, diciamo, nel senso. La lingua arcana la usavano loro, nel senso. E adesso, tutto questo, diciamo, lavoro che hai fatto sul fantasy, sulla, diciamo, sull'ambientazione italiana, come si traduce
Nel lavoro che fai sulla collana adesso, sulla collana di Heroic Fantasy che stai curando con Ambra, giusto? Sì. Beh, la collana è molto aperta a diverse caratteristiche, ramificazioni. Per esempio, nell'ultimo romanzo di Cristiano Figuera abbiamo inventato il falso, come in Italia parallela, dove nel 600 i mostri c'erano ancora, ma era il grande sport della nobiltà uccidere i mostri e farsi ritrarre. E poi... esotici. Adesso faccio l'anticipazione, ma sono un piccolissimo spoiler perché ne parlerò a suo tempo. Ieri stiamo lavorando assieme per scrivere un heroic fantasy, ma romano, sul tipo delle api dell'abisso che io ho già scritto. E sotto certi aspetti è più facile immaginare una creatura simil-lovecraftiana nel quadro dell'antichità e dell'impero romano, a parte il fatto che l'impero romano probabilmente sarebbe stato capace di combattere la due di Occa, di quanto sia in una città medievale dove abbiamo le croniche spicciole dei cronisti locali che veramente ti spoetizzano. L'impero romano era proprio addestrato alle armi, aveva la tecnologia comunque, cioè... Lo vedo l'impero romano ad affrontare le armate. Aveva anche un atteggiamento particolare, sì, nei confronti della magia, perché i romani non è che negassero, sì, l'esistenza della magia, ma la consideravano un crimine. Perché rompeva l'ordine naturale delle cose, e sì, quello era un rompere l'ordine delle cose, era il crimine maggiore. Quindi era, cioè, ma infatti, secondo me ci starebbe benissimo l'impero romano, contro quello è. Ma in effetti Le acque dell'abisso, sì, è molto godibile come libro, oltretutto, ed è molto caratteristico anche in alcuni punti, in alcune descrizioni. Sì. Anche lì non facciamo spazio. Non facciamo... Però di nuovo anche lì una caratteristica che ho visto, che i tuoi, di nuovo, ritorniamo su quello, i tuoi, c'è una... pura nella cosa interessante, perché i tuoi personaggi sono molto caratterizzati, molto definiti, sono molto visivi, non so come dire altrimenti. Beh, per me la storia nasce dai personaggi, in un certo senso. Una volta che io ho definito i personaggi e le loro caratteristiche, l'interazione fra loro è naturale. Quindi i dialoghi vengono fuori molto più facilmente se hai una forte caratterizzazione del personaggio. Puoi prevedere come reagiranno in maniera diversa in una situazione estrema. Quindi anche la trama segue la definizione dei personaggi. Non penso dei personaggi in funzione della trama, ma una trama in funzione dei personaggi. Questo è interessante, ma proprio dal punto di vista proprio tecnico, quando scrivi, quindi tu ti bracci. Sì, non lo faccio, lo faccio mentalmente, non ho bisogno di scrivere, ma mi preparo una caratteristica dei personaggi. E quindi mi chiedo come reagisce questo personaggio in ciascuno dei casi. All'inizio, ancora a quel visto, tendevo a essere molto il narratore onnisciente. Qui passo a narrazione in prima persona, e uno dei motivi per cui l'amore è un tema fondamentale è che buona parte di questo ciclo è raccontato da una donna in prima persona, una donna innamorata, è una che ha regolato la sua vita in base a una scelta d'amore che l'ha portata ad abbandonare una situazione di oppressione, ma oppressione confortevole, perché era testatrice, ma figlia del padrone del fiatoio, quindi sì, era una povera, sì, per una vita con uno, sì, un nobile cavaliere, ma un soldo bucato, e quindi fame, freddo, pericolo, e che in cui però lei si sente realizzata.
trova un compagno alla sua altezza su cui sa che potrà sempre contare in qualsiasi momento. Tra l'altro mi viene in mente che comunque come funziona anche il gioco di ruolo, no? Perché non si parte, il gioco di ruolo ad esempio parte da dei, cioè è vero che c'è un master che racconta una storia, ma parte da dei personaggi, quindi i giocatori hanno in mente i loro personaggi e vengono posti appunto di fronte a delle difficoltà e ci si chiede cosa farebbe il mio personaggio, quindi è un po' anche... Sì, in fondo il metodo non è diverso. Ma soprattutto nel gioco di ruolo abbiamo una scheda in cui ci sono delle caratteristiche definite che ti permettono anche di confrontare i personaggi. Nel senso più classico, Dungeons and Dragons, cioè quelle caratteristiche lì. Tu quando pensi i tuoi personaggi, c'hai delle, diciamo, delle definizioni fondamentali che sai di dover declinare diversamente da personaggio a personaggio? Sì. E ti dirò, nella altra vena che ho, quella storica realistica, ma nella vena fantastica, fra virgolette, tolkieniana, perché non è veramente tolkieniana, io ero partito dagli archetipi di Tolkien. E naturalmente, però, perché se no non aveva senso, sono detto, vi riscrivo. Siamo sicuri che gli elfi siano sempre nobili e siamo sicuri che gli orchi siano sempre cattivi? Io non ci credo. E quindi Benedettore ha detto, ma mi immedesimo in un orco che abbia delle determinate caratteristiche, forza, ferocia, e gli dico, un istinto selvaggio, eccetera. Ma gli dico, questo qui in realtà non è che sia uno che cui tutti danno la caccia, che viene legato, eccetera, e che si difende con l'istinto da lupo o da orso. E quindi mi è capitato di sviluppare degli orchi buoni, anche se feroci, sarcastici, con un senso di umorismo molto secco, tipo e così. E la cosa, cioè, in questo caso abbiamo una tipizzazione, invece su qui, dove personaggi umani, la tipizzazione la credo io. Però anche dove ho una tipizzazione, è sempre bene interrogarsi sulla tipizzazione, sulle fondamentali, e anche sulla società in cui proietti la cosa. Suppongo che qualcuno di voi abbia visto recentemente lo sviluppo a parte tutte le polemiche, non entro qui nel discorso, si aprirebbe una no, una cosa che viene a dire la gente lì, i soli che lavorano sono i nani e non si capisce perché lo facciano, perché tutti gli altri che non lavorano affatto mangiano, dormono, bevono, non si capisce come. Addirittura nell'ultima puntata vediamo quello che era un naufrago ripescato dal mare, o soprattutto uno dei sud che i neopeneoreani disprezzavano come inferiore, che va, entra nella taverna e dice offro da bere a tutti. Sì. Ma dove gli hai presi i soldi? L'ho visto ieri sera, la stessa identica frase che avevo in mente. Lui dice, il giro lo offro, i prossimi due giri li offro io. E io dico, ma con che cosa? Ti hanno appena ripescato dall'oceano. Cosa c'avevi? La scarsella nascosta nelle scarpe, che non avevi neanche le scarpe. Ma soprattutto per mandare una cosa, come sappiamo che le monete che hanno creato questo punto delle monete, come sappiamo che sono le stesse monete che hanno anche quelli delle... Che avevano valore. E avevano valore lì, per il numero, perché comunque il numero non ci vanno da anni. Come fai ad avere la stessa... Sì, sì. Mi sono chiesto anche quello. Poi tralascia qua in mezzo all'Atlantico, che vabbè, anche lì... Ci sono tante cose. Pensi di farti ruoto dalle Antille, esatto, al Collo di Aldo. È vero, del lavoro ci ho fatto caso, del lavoro ci ho fatto, adesso che mi ci fai notare, effettivamente vengono presentati i nani come questa che sta lavorando. Probabilmente è per quello che i nani hanno quel carattere, dico, ma siamo anche gli unici che si fanno pazzi. Anche la razza che è proprio degli hobbit, comunque lavoravano, anche quelli che non sono i piedi...
I pelopiedi. Anche loro lavorano, però, fanno qualcosa, hanno qualcosa anche loro. Fanno vedere che fanno qualcosa anche gli umani, no? No, gli umani li ho visti lavorare di alumeno, che comunque qualcuno faceva un lavoro, anche se devi stare in una gilda, però qualcuno lavorava. Gli elfi, io non ho visto uno che si mettesse lì a zappare la terra. Quindi anche lì ti viene il dubbio, questi qui come mangiano. È divertente, quando fai fare fantasy realistico, porti questo problema. Qui a un certo punto Manfredi il Monforte, che a seguito dell'imperatore, dice: l'imperatore non può battere Firenze, può sconfiggere i fiorentini in campo aperto, e lo fa, c'è la descrizione della battaglia, perché Firenze è a fiorino d'oro, e perfino i vassalli dell'imperatore, per farsi pagare, vogliono il fiorino d'oro, perché le monete tedesche non si fidano. Sì. A questo punto però ti voglio passare a un'altra cosa, che oltretutto, peccato che oggi anche Federico non potesse essere presente, perché a quel punto mi dici la descrizione della battaglia nel libro, hai curato che fosse realistica la descrizione della battaglia, quindi, perché su come le battaglie e i combattimenti vengono rappresentati nel fantasy, e a questo punto di nuovo lasciamo stare gli anelli del potere per carità di patria, quindi cioè, ci sarebbe tanto da dire. Il fantasy, ma questo è, se vogliamo, un balbizio d'origine, tende a vedere le battaglie come dei grandi tornei. E questo c'è anche nei poemi arturiani e così, eccetera. È raro, uno dei motivi per cui mi piace il personaggio di Borsa von Eschenbach, e ritengo che sia stato davvero, come dice un soldato di mestiere, perché lui lo dice, ero un uomo d'armi prima di essere poeta, e questo, lui sa descrivere una battaglia. Ci sono i cavalieri, ma ci sono gli arcieri, ci sono i cittadini fanti a piedi, e per descrivere una battaglia, anzi la cosa più bella, è come la società produce degli armati, come sono articolate queste armate, soprattutto su uno scontro tra culture diverse, e quindi come di porsi realisticamente, come se fosse proprio come si fanno i giochi del ruolo con i soldatini dei vari tipi, eccetera. A cui però devi aggiungere, perché se no non è fantasy, lo scontro degli eroi. Senza quello non è fantasy. Ecco, e qua di nuovo andiamo in un altro campo bello pesante. Che cosa è fantasy e che cosa non è? Allora, la definizione in fondo è quella che ha dato Fritz Schreiber. Diceva: il nostro genere è sword and sorcery, spada e magia. Devono essere presenti entrambe le cose. Aggiungo, è bene che uno non sovrasti l'altro, deve mantenere un equilibrio. In questo Howard, ma anche Leiber sono molto bravi. C'è il guerriero e c'è lo stregone. Ciascuno ha le sue risorse, nessuno dei due è invincibile. Perché non è come fanno nei film americani, che lo stregone fa così o fa così e l'altro vola per aria. Fa una stregoneria e richiede un rito. E il rito richiede tempo, per cui il cavaliere si ingamba, sto fuori lo stregone prima che riesca a fare la magia. E non è necessario che ci siano creature non umane, possono esserci. Secondo me il fantasy è tanto più vero quanto più si contamina col folklore. E quindi io preferisco la fantasy dove ci sono elementi non umani. Però una certa. Sì. In Goethe, in realtà,
gli elementi non umani sono limitati ai draghi, sostanzialmente, e che sono un po' come aerei da bombardamento. Sì. C'era un libro Urania uscito un po' tanto tempo fa che era in fantascienza, però parlava di creature come elfi schiavizzati dagli umani, mi sembra, che guidavano draghi meccanici, che era una cosa di nuovo, era una commissione magia tecnologia abbastanza, infatti ti chiedevi perché qua, perché non cioè, ci sono poi si creano poi spesso dei delle commissioni per cui per esempio puoi avere un fantasy senza magia, per esempio è difficile dire, devi trovare un sistema alternativo che garantisca l'elemento fantastico, perché se no scrivi semplicemente un libro storico o un cronico. Mm-hmm. Questo non vuol dire che un romanzo storico non è un fantasy. Mm-hmm. E deve esserci l'elemento della, ecco, i francesi dicono la merveille, la meraviglia. E tanto funziona meglio quanto tu riesci a fare una variante sui vecchi archetipi, anche se gli archetipi sono più definiti, che prenda di sorpresa il lettore. Quindi comunque il momento della, diciamo, della rottura del mondo normale, comunque apparente, che è in quel momento in cui ti fa vedere il mondo altro che comunque dall'altra parte, allora in quello c'è l'elemento fantastico, la meraviglia, e quindi nasce il fantasy. Esatto, e bisogna stare attento a non banalizzarlo con eccessiva facilità, perché l'intervento dell'altro nel mondo normale, se è quotidiano, finisce per essere banale, non desta più il senso di meraviglia. Cioè, insomma, non possiamo pensare allo studente che per ordinare la sua stanza agita la bacchetta magica e tutte le cose vanno a pensare al posto del sole. Non è così. Se tu posti qualcosa in aria, tu violi una legge della fisica. E questo è un costo. È un costo, uno sforzo psicologico. Lascia un segno, non si fa la leggera. E ricordo bellissimo l'apprendista stregone, che tutti vi ricordate, e di Disney con Topolino, e magari molti non si ricordano che anche di Goethe prima di essere di Disney, e dove dice: tu usi la magia per evitare di attingere l'acqua del quale posso di fare fatica. Questo sarebbe un disastro, perché hai violato una legge senza avere la preparazione necessaria e soprattutto senza avere la necessità. Tu parlavi di fantasy come Sword and Sorcery, no? Però parlavamo sempre della parte della magia, no? Però la parte della spada, del combattimento, ci deve essere per forza sempre? O possiamo fare un fantasy, cioè esiste anche il fantasy un po' più, abbiamo parlato della non violenza, no? Ma l'avevi fatto, quindi cioè deve essere importante quell'elemento? Abbiamo pubblicato come Corana diversi racconti in cui c'era praticamente la magia predominava in maniera assoluta e la spada, la figura del guerriero, era marginalizzata. E se vogliamo un esempio grandissimo, c'è il ciclo di Elfie di Ursula Le Guin, o Le Guin che si voglia, o Le Guin, come volete pronunciare, che dove è la storia solo di maghi. Sì, non esistono guerrieri. E solo di maghi e di draghi, se vogliamo. Però a me, io personalmente sono affezionato alla figura del guerriero, perché mi piace l'idea dell'uomo che affronta qualcosa di soprannaturale avendo solo le sue risorse, avendo solo la sua forza, il suo coraggio, la scelta del tempo, l'intuizione, l'astuzia, ma senza un armamentario magico, senza avere il mago alle spalle. Il mago Merlino che ti è il cavaliere, che
E io ritengo che in questo, dove ci sia la magia, ma dove l'uomo abbia sia armato più fermamente del suo coraggio e della sua abilità guerriera, uomo e la donna, perché ormai anche nei miei racconti la donna ha simili capacità, e sono quelli che mi piacciono di più. A parte il fatto che spesso la figura femminile ha una tendenza alla magia superiore a quella dell'uomo. Non di abilità, perché tecnicamente il mago è quasi sempre immaginato come un uomo, no, di affinità con l'altro, di affinità con l'elemento misterioso della natura. Quello, se non sbaglio, per esempio anche nel ciclo di Erzi della Leguin, appunto, è un po', perché da una parte c'è la magia maschile che sembra rappresentare comunque lo sforzo di razionalizzare quello che è il potere, sì. E l'altro invece, appunto, non c'è niente, col proverbio non c'è niente di più insidioso della magia di una donna, eccetera, con le donne che invece la loro magia è molto più emozionale, molto più, diciamo, grezza, proprio originaria quasi, rispetto a quella che invece è la razionalizzazione. In questo c'è un po' una, diciamo, anche lì uno stereotipo, se vogliamo, sì. Anche, che anche la Leguin sfrutta, secondo me, coscientemente, oltretutto, che ti caratterizza proprio i personaggi maschili e femminili in un certo modo nell'approccio anche al fantastico. Da dove un personaggio maschile, come anche in Lovecraft, per esempio, cerca comunque di trovare una razionalità, e proprio nel trovare una non razionalità, appunto a quel punto impazzisce. Da dove invece c'è un atteggiamento di ricerca, di contatto emozionale con l'altro, con il diverso, con l'altra parte del mondo. Però quanto in questo è stereotipo, cioè quanto questa diventa di nuovo, come dicevi prima, una tipizzazione sulla quale si può intervenire costruendo linee narrative diverse a questo punto. Se noi teniamo l'idea del fatto che è prevalentemente medievalizzante, noi effettivamente, se guardiamo alla storia nostra italiana, vediamo che spesso la Chiesa razionalizza il mondo secondo una serie di determinati dogmi, dove il soprannaturale esiste ma è limitato a Dio, e ai suoi santi, ai suoi angeli, ai suoi beati, ma comunque in uno schema preciso, tanto preciso da rendere il soprannaturale razionale. E invece alle donne, per cui c'è molta maggiore diffidenza verso l'elemento femminile, sono più legate a quello che al residuo di una religiosità più antica, che vedeva la natura come animata, e quindi è più facile che siano rappresentate in contatto diretto, quando non addirittura fate, ma in contatto con una realtà di presenza di soprannaturale nei campi, nelle sorgenti, eccetera, le donne che gli uomini, mentre gli uomini hanno il monopolio della religione ufficiale. Quindi è una tipizzazione. E se vogliamo applicare adesso, al moderno, questa sarebbe addirittura una forma di sessismo al moderno. Però se guardiamo in prospettiva storica, ha un senso, perché effettivamente le donne emarginate dall'organizzazione razionale della religione e della scienza, con pochissime eccezioni, diciamo una abbia guaritrice, perché ha imparato da una donna che ha studiato a Salerno. Effettivamente a Salerno c'erano donne che studiavano medicina, ma dico, sono eccezioni, e è abbastanza realistico in un ambiente medievaleggiante mettere questo rapporto donna-natura, uomo-scienza-religione.
ti lasciamo la parola, nel senso. Non capivo perché mi hai indicato. Eh no, sì, questo è molto interessante. Io voglio tornare un attimo a così cose interessanti, però io prima stavo guardando la grafica del libro, perché è curata tantissimo l'illustrazione. L'illustrazione è curata tantissimo. Cioè, io che lavoro avete fatto dietro a trovare l'illustrazione? Perché poi ogni, in questo volume, ogni casella del folklore è rappresentata, ma in maniera molto particolare. Allora, qui ci sono due artisti. Vincenzo Particò è un abilissimo artista copertinista. Io quando lavoro con Vincenzo, lui mi chiede 2-3 dritte iniziali, e io dico, guarda, questo personaggio noi lo vediamo così, così. E poi lui procede per conto suo. Però sempre con molto rispetto di tutte le indicazioni che gli danno l'autore o il curatore all'inizio. Questi brevissimi disegni interni sono un artista giovane, che si chiama Federica Rauia, e devo dire, li abbiamo fatti in collaborazione, cioè li ha fatti tutti lei. Io non sono assolutamente capace di fare grafica in alcun modo, però li ha fatti con un continuo dialogo, chiedendomi come raffigurare, come sono nel testo. Allora, se vuole un risultato artigianalmente bello, è sempre importante che l'artista collabori con l'autore. Purtroppo sappiamo che i grandi editori questo non esiste affatto. Tant'è vero che fanno delle copertine che spesso non hanno niente a che fare con il contenuto del libro. No, infatti anche quello per fare ma io notavo che per esempio anche nell'antologia ci sono delle illustrazioni. Sì, parlavamo di questo, perché ti posso far vedere una, ad esempio. No, perché ne avevo visto appunto di interessanti davvero che avevo da far vedere anche proprio. Che anche qui proprio pensare a come riesci a tradurre immagini comunque dal folklore che hanno però anche descrizioni o visioni diverse a seconda anche della tradizione. Vi faccio vedere qualcuna, perché sono no, io infatti ho detto prima la sfogliamo e mi hanno colpito tantissimo, perché sono cioè proprio una cura nel dettaglio che ti rimane. E adesso poi appunto dicevamo che questi personaggi, i personaggi dei Venturieri, hanno un prequel e hanno una cosa, perché io ho preso questo, cioè i Venturieri, cioè, ma la storia di come i personaggi principali si incontrano è stata scritta o è rimasta semplicemente nel background? È quella che è pubblicata su Lost Tales. Ok, e quindi bisogna andare a recuperare la rivista. È quello che chiedevo prima in tua intervista, come si recupera il... E devo dire che è dovuta alla domanda precisa della mia lettrice beta preferita, che è Abba Stancampiano, e collaboratrice, che ad un punto ha detto sì, mi piace questo rapporto fra Arena e Gemma, ma come si sono incontrati? Ah, ma quindi è nato prima questo? Perché esatto, qui non sono in ordine alfabetico. Il primo racconto è Giulietta, Romeo e Lupi. Sì. Il quale era nato per un'antologia che poi non si è fatta mai. E quindi, avendo questi personaggi che mi avevano convinto e di cui volevo scrivere altro, mi sono detto appunto, ho aggiunto racconto su racconto, fino a fare un vero itinerario biografico, perché la storia comincia nel 1987 nel prequel col primo racconto, con due giovanissimi, lui 22 anni, lei 16,
e finirà esattamente 10 anni dopo, con la fine del secondo volume. E l'ho congelata in un modo che non potrei, neanche volendo, espanderla. Perché ha un arco, non mi piacciono le storie infinite, con tutto il rispetto per Ende, un arco narrativo per cui questi personaggi hanno una giovinezza, una maturità. Quindi qua troviamo la loro giovinezza. Allora, qui sono ancora molto giovani. Non più come nel prequel, però lei ha 21 anni e lui 26-27. Quindi... Poi la storia, non do anticipazioni, ma non li vedrai diventare vecchi. Ok. Però a un certo punto è una storia di sentimenti che maturano e cambiano nel tempo. Non è un immobilismo. Non credo che si possa fotografare un momento della storia emozionale di una persona e divulgarla per 10 anni. No, poi si cresce, si evolve. No, ma soprattutto diventa l'equivalente di un tormentone. Comunque hai sempre i personaggi che girano sempre. Sì, poi è realista, perché poi comunque nell'arco di 10 anni l'uomo, una coppia come una persona, cambia tantissimo, evolve a seconda delle circostanze, quindi è anche bello vedere tutto il percorso dall'inizio alla fine. Speriamo che non troppo tragica, perché abbiamo fatto il nome di Giulietto prima, speriamo che non sia però. Ed uscirà la seconda parte. Cosa? Ed uscirà prima di... Uscirà non so quando, diciamo, può essere che sia dicembre, può essere che sia invece marzo, aprile, comunque è il suo. E adesso, ultimissima cosa, perché siamo già, diciamo che siamo riusciti a fare già un'oretta, anche semplicemente così. Però, ultima cosa, al di là della chiacchierata che ci siamo fatti oggi, le prossime occasioni in cui trovare il tuo libro, il tuo presentare e parlare del tuo libro, quali saranno? Perché mi dicevi, per esempio, che sarai a Lucca. A Lucca sarò, però non per questo libro. Però per un'altra cosa che verrà fuori, diciamo nel ramo più fantastico, eccetera. No. Però mi piacerebbe andare ad Alto Passio, paese di Gemma, e fare una presentazione. Come stiamo parlando, visto che si parla di montagne, eccetera, ma non è ancora definito, di fare una presentazione a Cortina d'Ampezzo. Voglio dire, perché non vorrei stare sfiga, perché tante volte i progetti non si possono realizzare. Sì. Però con alcuni amici ne stanno parlando, vediamo. Sì, tre belle. Benissimo. Allora. Direi che chiudiamo... Okay, sì. Io non sono abituata a fare questa cosa in diretta, quindi dobbiamo abituarci, perché se ricominciamo a fare le cose in presenza bisogna che ci organizziamo anche così. Per fortuna oggi siamo sì, in presenza, meno male, è stato bellissimo. Ecco, dico solo una cosa ultima, dico, ma proprio per autopromozione. Vai. Io l'8 e 9, 7, 8 e 9 ottobre, non so ancora la data, ma la metterò andrò a Romix a Roma. Non ci vado per questo libro, ma se qualcuno è in zona e se qualcuno vuole acquistare una copia del libro direttamente con dedica, c'è la parte che mi scriva. Ok, anche no, a questo punto ci sta benissimo. Esatto, ci sta anche. Assolutamente. Okay. Direi che salutiamo, grazie Giorgio di averci concesso, di essere venuto qua a Genova a trovarci, di averci concesso questa intervista. Comunque, adesso noi abbiamo la nostra copia con dedica dei venturieri.
Ringraziamo chi seguirà poi la nostra registrazione differita, che fa anche storia. Nel senso, siamo arrivati alla diretta, sì, e oggi siamo. Però oggi non abbiamo voluto rischiare, sì, la diretta, sperimentando il nuovo format. Ecco. Esatto. Ovviamente la voce fuori campo, che doveva stare in silenzio in un angolo, è di Mario. Sì, ma no, non ci credevi neanche no, più, no, non ci credevo neanche io, E quindi poi ci vediamo alla prossima. Comprate Venturieri, facciamo un po' di promozione visto che siamo qua. Sì. Esatto, perché sono delle interessanti. Le immagini dentro sono bellissime. Io ve lo guardate e le consiglio. E qui adesso ci sono un sacco di autori che noi abbiamo conosciuto, perché c'è Ambra, c'è veramente. Visto che abbiamo accettato questo. C'è Covid, vorrei ringraziare chi hanno collaborato con me: Gian Maria Ghetta, Andrea Cattaneo, Marco Rubori, Fabio Andrucciovi, Michele Gonerra, Monia Guretta, Laura Silvestri, Francesco Corigliano, Gilbert Gallo, Ambra Sancampiano. Grazie. Grazie e ciao, ci vediamo alla prossima.